Eccoci qui collegati, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa nuova iniziativa realizzata in collaborazione con Unicredit dedicata al mondo dei certificati turbo. In particolare parleremo quindi dei certificati turbo a leva dinamica in questo percorso, in questo miniciclo che è alla seconda edizione. Molti di voi probabilmente avranno già partecipato alla prima. Siamo all'inizio di questo secondo miniciclo che ci vedrà assieme per i prossimi 3 lunedì. In mia compagnia ci saranno gli specialisti di Unicredit, quindi do immediatamente il mio benvenuto a Marco Medici che vedo in collegamento. Ciao Marco. Buonasera a tutti, buonasera Pierpaolo. Come dicevi, siamo al secondo anno di questa iniziativa che ci fa molto contenti perché vediamo che c'è un interesse su questi prodotti sempre maggiore. Noi, come uno dei principali emittenti sul mercato Sedex di questa tipologia di prodotti, siamo contenti di poter andare a capire quali sono i dubbi, quali sono le necessità degli investitori e di fare un po' di formazione. Esattamente, allora ricordiamo che quindi questo, come dicevamo, il miniciclo si svolgerà attraverso 3 webinar che ci vedranno in compagnia i prossimi 2 lunedì, oltre naturalmente a quello odierno. Siamo in fase di registrazione, pertanto comunque consentiremo anche di poterlo eventualmente rivedere, però è molto importante che ci siate, che ci siate e che ci siate anche in maniera attiva perché lanceremo dei sondaggi durante questi webinar. E in particolare per quello che riguarda quello odierno e il prossimo, quello di lunedì prossimo, saranno dei sondaggi che serviranno per aprire, diciamo così, un po' la porta o la finestra, se volete, al terzo webinar, che sarà quello dove verrà lanciato l'omaggio, ecco un po' quello che è un premio che riconosceremo a tutti i partecipanti per quanto riguarda Ufficio Studi di certificati derivati. Vado immediatamente a dire in cosa consiste, poi naturalmente torneremo anche a parlarne nel corso di questo appuntamento, ma si tratta quindi di un accompagnamento, di un'introduzione a quello che è il trading, questa volta non nella forma dello spread trading, che è stato il tema del primo ciclo di webinar dello scorso anno, ma trading direzionale, pertanto analisi tecnica pura e segnali di ingresso con, lo vedete anche, insomma, target ed eventuali segnali di stop. Questo per consentire quindi un trading sulla carta un po' diverso rispetto, anzi direi molto diverso rispetto allo spread trading. Ne parleremo comunque, ne parleremo diffusamente. Vi ricordo che partecipando a questo ciclo si apriranno poi tutta una serie di iniziative a favore di coloro che saranno in nostra compagnia per questi 3 webinar, anche dei tool di calcolo, una guida utile per l'utilizzo dei turbo, insomma, tante tante cose, ma ne parleremo e soprattutto le scoprirete andando avanti nel percorso. Oggi partiamo dalla formazione. Mi rendo conto che per chi ha partecipato già al primo ciclo del 2021 probabilmente sarà un po' un ripasso, ma comunque non fa mai male e soprattutto è anche l'opportunità, lo vedrete, per poter eventualmente approfondire qualche aspetto in più. Ma già oggi inizieremo a parlare di operatività perché già oggi vi lancerò un primo segnale che tra l'altro è stato già anticipato anche sul nostro canale Telegram per chi è già iscritto e quindi inizieremo già da oggi appunto a entrare un po' più nel vivo del trading e quindi dell'utilizzo dei turbo in ottica di trading. Mentre il prossimo appuntamento, quello di lunedì prossimo, lunedì 23 maggio, sarà dedicato più alla copertura di portafoglio, quindi torneremo a parlarne in un contesto di volatilità che richiede proprio l'utilizzo eventualmente di turbo un po' a difesa dei portafogli. Non fateci mancare la vostra partecipazione, oltre che nelle risposte ai sondaggi che lanceremo, ma anche nelle domande. Quindi, come già sta facendo qualcuno che sta scrivendo, non esitate, scrivete naturalmente qualsiasi cosa possa essere utile. Non ci sono domande banali, non ci sono certezze, siamo qui per questo. Dobbiamo trascorrere queste 3 ore assieme in questo percorso. Quindi, oggi un'ora, non vi spaventate, oggi un'ora, 3 ore nel totale. E facciamolo nella maniera più proficua possibile. Quindi rivolgete qualsiasi tipo di domanda, ma anche qualche spunto per migliorare eventualmente anche, ripeto, un po' la nostra iniziativa, se ci sono gli spunti utili per i prossimi 2 webinar. Bene, allora, diciamo così che a questo punto io prima di passarti la parola, Marco,
come si fa, no, in tutte le situazioni, un po' per rompere il ghiaccio, lancerei un primo sondaggio. Siamo insomma a 5 minuti dall'inizio. Naturalmente non riterremo questa risposta essenziale per poter essere poi inseriti nell'ultimo webinar, perché magari qualcuno si collega un po' più tardi. L'importante è comunque che ci siate. Lancio il primo sondaggio, dicevo che è un po' per fare la conoscenza, no? Voi conoscete noi, ci vedete in video e noi insomma vorremmo conoscere un po' più di voi, un po' di più voi. E quindi, hai mai investito in certificati a leva? E se sì, quali? Allora, no, non ho mai investito in certificati a leva, solo sui certificati a leva fissa. Solo sui turbo, quindi l'argomento di questa nostra iniziativa, e sì, sia a leva fissa che a leva variabile. Vi chiedo appunto di partecipare a questo primo sondaggio, è importante la vostra partecipazione. Dopodiché, come a volte accade, qualcuno non riesce, magari sta seguendo il webinar dal telefono o dalla macchina, addirittura ci è capitato in qualche occasione, va benissimo, potete eventualmente scrivere una risposta direttamente sulla chat, se vi è più semplice. Sì, se Quindi state attenzione. guidando, ecco, per favore, non potete non Esattamente. rispondere al sondaggio. Giusto. Allora, intanto Michele, intanto che atteniamo le risposte, Michele ci dà uno spunto, Marco, per il prossimo webinar che vado immediatamente a condividere con voi, se si riesce a fare anche la copertura su qualche barriera di certificato di investimento. Ottimo spunto, ci lavoreremo. Michele, non ti prometto nulla, se riusciamo a trovare la soluzione adatta lo facciamo senz'altro. Allora, direi che siamo al 95% di votanti, diamo uno scarto di un 5% che magari in questo momento non ha votato, possiamo comunque chiudere e condividere il risultato. Allora, il 35% non ha mai investito in certificati a leva. E come spesso accade quando si arriva a questo tipo di risultato, devo dire che sono contento, perché vuol dire che comunque quello che stiamo per raccontare, Marco, sarà Ah, rivolto a certo. persone che non hanno mai investito. Dopodiché cercheremo di capire se non l'hanno mai fatto perché non erano ancora pronti o se non l'hanno mai fatto perché hanno dei dubbi e quindi dopo magari chiederemo anche quali. Solo su certificati a leva fissa il 12%, 31% solo turbo a leva variabile, qui siamo quindi nel posto giusto perché parliamo a persone che già li conoscono e li utilizzano, e il 22% sia a leva fissa che variabile. Diciamo che la metà dei partecipanti, metà abbondante, sa bene di cosa stiamo andando a parlare e quindi certamente cercheremo di agevolare anche un po' chi è già pronto, però c'è questo 35% che potrebbe essere invece un utente, una somma di utenti che ha bisogno appunto di conoscere un po' di più il funzionamento di base. Allora, io direi che a questo punto poi passeremo alle domande, quindi voi scrivete e risponderemo. Marco, ti vado immediatamente ad assegnare il controllo del monitor affinché tu possa introdurci al mondo dei certificati a leva variabile, quindi dei turbo. Ok, non so se me l'hai passato. Sì, No, te l'ho aspetta. passato, ti ho dato il monitor, dovresti vedere il Ah, pop-up. ok, eccolo qua. Ora dovreste vederlo. Mi confermi se lo vedete? Qua, perfetto. Allora, Marco, Perfetto. Allora, cominciamo. Perfetto, possiamo sono pronto. cominciare. Possiamo cominciare anche da qui. Allora, cercherò di essere il più chiaro possibile, ma insomma, se ci sono domande, naturalmente fatecele nella chat e proveremo a rispondere. Sono domande particolareggiate, magari a voi direttamente in chat, se no a tutti quanti. Come diceva Pierpaolo, non esistono domande banali. E poi soprattutto. Ecco, visto che il 35% di voi non ha mai investito in certificati a leva, è meglio se cominciamo ad essere tutti sulla stessa pagina e capire di cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto, quando parliamo di leva, parliamo di tutta una serie di prodotti che vanno dai prodotti quelli più semplici, quindi quelli un po' più facili da capire, che non vuol dire che sono i migliori, che sono i prodotti a leva fissa, quindi quei prodotti che vanno a moltiplicare la leva di un determinato sottostante, che vanno a moltiplicare la performance di un determinato sottostante per un determinato livello, quindi tendenzialmente per 7, è il famoso leva fissa sul FTSE MIB per 7, quindi se,
appunto, se il nostro indice fa più 1, il prodotto fa per 7, viceversa, se fa meno 1, fa meno 7. Questo è il prodotto più semplice. Il prodotto che, diciamo, sul mercato italiano è quello più, come dire, più venduto e anche più conosciuto. Abbiamo poi prodotti a leva cosiddetta variabile, perché non hanno un appunto predeterminato livello di leva come leva fissa, che sono i turbo certificate, per esempio, in cui il livello di leva dipende da un fattore chiave, che è la distanza che c'è tra il livello di strike, che poi vedremo cos'è, a livello del sottostante. Quello che dobbiamo poi ritenere in questo momento è che la leva non è fissa, quindi a seconda di quando andiamo a comprare il prodotto, la leva cambia. Il terzo tipo di prodotti che abbiamo sul mercato Sedex in questo momento sono i cover warrant, che sono delle opzioni cartolarizzate, quindi sono dei prodotti che funzionano in maniera ancora diversa. E allora io un po' li ho detti andando a prendere i prodotti dal più semplice al più complicato. Ecco che quindi i cover warrant sono effettivamente i prodotti più complicati, perché hanno un prezzo che dipende non solo dall'andamento del sottostante, quindi il FTSE MIB fa più 1 meno 1, ma anche da altre cose. Queste altre cose sono il livello di volatilità che è presente sul mercato e la distanza di insomma, quanto tempo manca alla scadenza e altri fattori. Quindi ecco, sono i più complicati. Nella giornata di oggi e nei prossimi 2 lunedì, quello che vogliamo andare a fare con Pierpaolo è andare a innanzitutto dare un overview di cosa sono i certificati a leva variabile, quindi i famosi turbo certificate, e poi cercare di andare a capire come trovare il prodotto più adatto sul sito di UniCredit e come andare a impostare delle strategie direzionali. Come diceva Pierpaolo, andiamo a impostare delle strategie che vadano a farci prendere una posizione su un determinato sottostante a seguito di una nostra idea di investimento. No, avanti veloci, ecco, questa è una stima che avevo fatto un anno fa, è ancora abbastanza attuale. Ecco, se andiamo a prendere il mercato italiano e lo andiamo a contrapporre al mercato tedesco, il mercato tedesco è un mercato che è grande più o meno 10 volte quello italiano. Se andiamo a prendere solamente i prodotti a leva, il mercato italiano, come potete vedere, ha una forte predominanza, come dicevo prima, dei prodotti a leva fissa, quindi quasi un 80%. Versus quelli che sono i prodotti a leva variabile, come i cover warrant e i turbo certificate. Viceversa, il mercato tedesco, che possiamo dire è un po' il fratello maggiore del mercato italiano, perché è operativo da più tempo, è molto più grande, tendenzialmente c'è una cultura finanziaria che è un po' più evoluta rispetto a quella italiana, e appunto perché sono qualche anno più avanti. Possiamo vedere che abbiamo un effetto opposto, perché abbiamo un 90% di turnover che viene fatto sui prodotti a leva variabile e un 10% scarso su quelli che sono i prodotti a leva fissa. Perché? Semplicemente perché i prodotti a leva fissa sono più semplici da capire, ma hanno dei difetti. Perché il difetto principale è che è un prodotto che non va portato su una negoziazione che è multi-day, quindi il famoso compounding effect, che è un effetto matematico che fa sì che la leva non sia più fissa, è un effetto matematico che l'investitore ha quando investe in un prodotto di tipologia leva fissa, che può non essere solamente un certificato, ma anche un ETF, e lo tiene in portafoglio per più di un giorno. Ecco, appunto, questo è il motivo per cui queste giornate, visto che parleremo di trading direzionale, vogliamo andare a parlare dei turbo certificate. Perché? Perché per un trading direzionale noi abbiamo bisogno di andare a prendere un prodotto che vada a mantenere quello che dice. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un avvio di investimento, faccio un esempio, siamo long su Stellantis per un determinato motivo. Non sappiamo se Stellantis salirà oggi o salirà domani o salirà di qui a un mese, ma siamo long. Ecco che andare ad investire su un prodotto che ha una leva fissa su Stellantis non è la soluzione ideale, perché dovremmo aprire e chiudere la posizione tutti i giorni, mentre tramite un prodotto come il Turbo abbiamo la possibilità di andare ad investire oggi e mantenere la posizione aperta e sappiamo che la leva sarà fissa per tutta la durata dell'investimento. Eccoli qui, allora, i nostri famosi Turbo. Ci sono dei fattori principali, come dicevo prima, che sono il livello di strike. Il livello di strike, vediamo se riusciamo, eccolo qui. Possiamo vedere un esempio appunto pratico su un caso. Questo è un prodotto che è stato emesso un po' di tempo fa, quindi ora insomma, il prezzo sarà diverso. Questo è appunto un esempio che ci fa capire come funziona un prodotto di tipologia turbo.
Eccolo qui. Nel caso in cui noi vogliamo andare ad investire su Stellantis, e questo appunto no, non ha i valori aggiornati perché è un esempio fatto qualche tempo fa. Nel caso in cui noi vogliamo andare a investire su Stellantis, abbiamo due possibilità tendenzialmente. Possiamo andare ad investire direttamente nel sottostante, in questo caso il titolo valeva 16 euro. Oppure possiamo andare ad investire in un turbo. Andando ad investire in un turbo, l'effetto leva che noi abbiamo ci viene dato dal fatto che non andiamo ad investire nell'intero valore di Stellantis, quindi in tutto il cubo blu, diciamo, ma andiamo ad investire in una differenza. Quindi andiamo ad investire un valore che è più basso. Quanto più basso? Andiamo ad investire nel prezzo del turbo, che altro non è che la differenza tra il valore di Stellantis, in questo caso 16 euro, ed il valore di Strike. Il valore di Strike, quindi, che è questo cubo a destra blu un po' più piccolo, è la parte di investimento che viene finanziata dall'emittente, quindi finanziata da UniCredit. Quindi come funziona? Nella fattispecie, l'investitore va a dire: voglio investire su Stellantis senza andare a mettere l'intero capitale, quindi 16 euro, ma mi faccio prestare una parte di investimento dall'emittente, in questo caso da UniCredit. Quanto mi presta UniCredit? Mi presta il valore di Strike. Quindi ecco, possiamo pensare al valore di Strike come alla parte che viene finanziata da parte dell'emittente. Quindi in questo caso il valore di finanziamento è pari a 10 euro. Quindi noi andiamo ad investire, noi appunto come investitori, nella differenza, quindi 16 euro meno 10 euro. E andiamo ad avere un prezzo di 6 euro, quindi il valore teorico. E che è il valore del nostro investimento sarà pari a 6,033 euro in questo caso. Ecco, questo esempio ci fa capire come noi, non andando ad investire nell'intero sottostante, ma solo nella differenza tra il valore del sottostante e il livello di strike, abbiamo una leva implicita. Perché? Perché nel caso in cui Stellantis dovesse salire, noi andiamo a prenderci l'intera differenza di questa salita. Non avendo investito nell'intero sottostante, abbiamo un effetto leva implicito. Eccolo qui. Qui abbiamo un esempio di funzionamento. Quindi, nel caso in cui andiamo a cambiare sottostante, andiamo a prendere l'indice FTSE MIB. Abbiamo un valore del FTSE MIB posto a 22.000 punti. Abbiamo un valore di strike, quindi la parte che viene finanziata pari a 15.000 punti. Quindi abbiamo un investimento pari a 7.000 punti. Quindi diciamo 7 euro perché abbiamo un livello di multiplo pari a 0,01. Nel caso positivo, quindi nel caso in cui il FTSE MIB dovesse andare a 25.000 punti, se noi avessimo investito sull'intero FTSE MIB avremmo guadagnato il 13%, perché siamo passati da avere qualcosa che valeva 22 a qualcosa che valeva 25. Nel caso in cui vada male e quindi vada a valere 19.000 punti, noi abbiamo perso il 13%, perché siamo passati da avere qualcosa che valeva 22.000 punti a qualcosa che ne valeva 19.000. Ecco che qui entra in gioco l'effetto leva e quindi il valore di questo strike. Visto che noi non abbiamo investito 22.000 punti, ma solo 7.000 punti, perché c'è questa differenza, i valori di scostamento rispetto al valore iniziale sono amplificati. Andiamo a vedere il primo esempio. Il FTSE MIB passa 25.000 punti a partire da 22, ha fatto 3.000 punti. Ecco, questi 3.000 punti io non devo più rapportarli ai 22.000 iniziali, ma ai 7.000. Ecco che quindi la mia performance sarà pari al 42% e non al 13%. Viceversa, nel caso in cui vada male, i 3.000 punti di discesa non devo rapportarli ai 19.000, ai 22.000, ma devo rapportarli ai 7.000 punti. Ecco che quindi andrò a perdere il 43%. Prima di lasciare la parola a Pierpaolo, voglio solo dire l'ultimo caso, che è il caso a cui dobbiamo fare più attenzione. Perché è vero che l'emittente ci presta un certo ammontare, che è pari al valore di strike. Attenzione però, perché nel caso in cui il valore di strike dovesse venire toccato, quindi in questo caso il valore di strike era 15.000 punti, nel caso in cui il valore di strike dovesse venire toccato, c'è una sorta di stop loss automatico. Quindi quello che succede è che si va a perdere l'intero capitale investito perché si è arrivati a terminare la soglia. Ecco, questo è è un fattore che può essere visto sia in maniera positiva che negativa. Allora, partiamo da quella negativa.
Negativa perché? Perché andiamo a perdere l'intero investimento effettuato. Stiamo parlando di prodotti a leva, quindi stiamo parlando di prodotti che hanno un forte livello di rischio, un elevato livello di rischio e quindi anche di rendimento, e quindi non sono come prodotti di investimento o come investire direttamente nel sottostante, ma in questo caso parliamo di prodotti che possono azzerare il loro valore. Da un altro punto di vista, invece, ecco, c'è un fattore positivo perché noi abbiamo la certezza di non poter perdere di più del capitale investito. E insomma, se voi avete investito tramite prodotti a leva diversi dai certificati a leva, sapete che c'è la possibilità di perdere oltre il capitale investito, soprattutto in momenti di mercato molto volatile, molto burrascoso, come quelli che stiamo vivendo adesso. C'è la possibilità di dover integrare i margini, c'è la possibilità addirittura che i livelli di stop loss inseriti nella piattaforma non vengano rispettati perché non ci sono compratori a quel determinato livello oppure perché si scende troppo velocemente. Ecco che quindi andare ad investire in un prodotto di tipologia turbo ci dà la garanzia di non poter perdere più del capitale investito. Nel caso peggiore il prodotto si azzera e nel caso veramente peggiore, peggiore è il trader di UniCredit, il market maker, che dovrà andare a rimetterci. Ecco, in qualche modo possiamo dire che il livello di rischio di perdere oltre il capitale investito passa dall'investitore nel turbo al trader di UniCredit in questo caso. Quindi ecco, questo è un fattore secondo me da tenere in considerazione. Allora, Pierpaolo, voglio Marco. fare magari un esempio pratico, che insomma io ho parlato di esempi teorici, forse se andiamo a vedere un prodotto, queste cose che ho detto sono un po' più, Sì, anche perché possono c'è dopo un appunto po' di risultare un po' più domande, chiare. Marco. Prima però, se mi permetti, devo fare un brevissimo riassunto a sintesi di quanto hai appena detto, perché proprio in una fase conoscitiva iniziale, io direi che gli aspetti Certo. più importanti da memorizzare sono il primo. E che sono strumenti per i quali non è necessario aprire un conto derivati, quindi non bisogna versare margini, come dicevamo, non bisogna aprire un conto derivati, ma si comprano esattamente come qualsiasi altro strumento. E questo è un motivo, diciamo, di semplicità di accesso al tipo di prodotto. Il secondo, che non è banale, ce lo hai fatto vedere, ma poi lo faremo adesso ancora meglio con un esempio, è che il prezzo è dato da una semplice sottrazione. Cioè, quello che è tipicamente l'impatto della volatilità e del tempo su altri strumenti come possono essere i covered warrant o le opzioni, in questo caso non c'è. E quindi è fondamentalmente una sottrazione il calcolo che bisogna fare per conoscere il prezzo del certificato. Eccolo qui. Questo, esattamente, questo ci permette di rispondere poi a una domanda che ti farò dopo, che anzi vedremo assieme, da parte di adesso non ricordo chi, comunque, che chiedeva una delle difficoltà è di riuscire a capire, ad esempio, volendo inserire un prezzo a tempo, quindi a distanza, quale prezzo lo devo inserire ipotizzando una variazione del sottostante. E quindi, alla fine, sapendo che è una semplice sottrazione, ci si può arrivare e poi ci aiuteremo con un foglio Excel. Quindi, formazione dei prezzi estremamente semplici perché non bisogna fare nessun tipo di riferimento alla volatilità che complica decisamente le cose, in positivo e in negativo e al fattore temporale, la possibilità di poter avere contestualmente, ad esempio, posizioni long e short sullo stesso sottostante. Questa è una cosa che già va un po' oltre l'utilizzo di base, però ricordo, io ho iniziato ad utilizzare questi strumenti, l'ho detto più volte, insomma, non voglio fare come quelli che ripetono sempre le stesse cose, però era nel 2002. E arrivavo dal trading in derivati. In quel momento io ero abituato chiaramente ad avere una posizione long o short su un future, ad esempio legato al DAX piuttosto che quello che era allora il FIB. E se volevi magari tenere la posizione di base aperta e coprirti per l'overnight piuttosto che per un dato macroeconomico, che cosa dovevi fare? O ti riducevi l'esposizione o andavi sulla scadenza successiva, non so, eri long settembre e andavi short dicembre. Ecco, questo non è più necessario perché io posso tranquillamente comprare un turbo long per avere la mia posizione di base rialzista e comprare un turbo short, si comprano entrambi, non è che si shorta.
Quindi si compra un turbo short per andare a cavalcare l'eventuale movimento ribassista di breve. Questo dico che è un altro elemento a mio avviso molto importante. E, poi si parlerà naturalmente anche del costo di finanziamento, però insomma queste ritengo che siano intanto le informazioni di base più importanti. Allora, direi che Marco, allora possiamo andare a vedere intanto l'esempio, visto che hai già risposto a qualcuno, però alcune Ho già domande risposto a rimangono aperte. qualcuno, però magari possiamo dirlo ad alta voce a tutti quanti, cioè appunto le domande a cui ho risposto. Allora, vediamo subito. Allora, il knockout è una barriera di tipo continua, sì, esatto, quindi in qualsiasi momento di vita del sottostante può essere toccata la barriera, quindi non è una barriera discreta appunto, che viene osservata solo in determinate occasioni, ma è una barriera continua, quindi una barriera a cui bisogna fare attenzioni. Poi Paolo fa una giusta osservazione, cioè ci fa notare come la leva, nel momento in cui ci avviciniamo a livello di strike, appunto, cioè, diventi molto elevata. Questa è un'osservazione giustissima, quindi ecco, possiamo dire che a seconda della distanza che c'è tra il livello del sottostante ed il livello di strike, abbiamo un diverso livello di leva. Quindi più vicino sarà il livello del sottostante al livello di strike, più il rischio è elevato e quindi più la leva è alta. Viceversa, più ci allontaniamo dal livello di strike, più appunto il sottostante si allontana dal livello di strike, più la leva diminuisce e quindi anche meno rischio abbiamo nell'investimento. Quindi naturalmente poi andremo a vedere dei casi concreti, però ecco che c'è proprio una proporzione inversa, una relazione inversa tra quello che è la vicinanza dello strike a livello barriera con il livello di leva. Ecco, invece Marco, se mi permetti, vorrei rispondere io a una domanda di Alessandro che ci chiede se sono simili ai CFD. Lo ringrazio perché è una bella domanda questa di Alessandro, perché effettivamente, soprattutto chi viene da quel mondo, potrebbe trovare delle analogie. In realtà no, ci sono delle importanti differenze, Alessandro. Allora, iniziamo con il dire. Il CFD che cosa fa? Contract for Difference, per chi magari è un po' meno pratico. È un contratto che replica l'andamento del sottostante. Innanzitutto diciamo che tipicamente è un broker, un intermediario che non necessariamente è una banca a consentire l'utilizzo di un CFD, è una società di intermediazione eventualmente che decide di avviare questa attività per la quale ti va a creare un contratto che replica esattamente il sottostante. Quindi, ad esempio, il FTSE MIB attualmente vale 24.100 punti, tu vedrai che il CFD costa 24.100 punti. Quindi tu puoi andare chiaramente a guadagnare e a perdere dall'andamento rialzista o ribassista dell'indice FTSE MIB, esattamente come se acquistassi un contratto derivato puro. Ora, la differenza sostanziale sta nella leva. La leva viene offerta dal CFD attraverso la marginazione che viene consentita dall'intermediario. Quindi, ad esempio, se tu sei un cliente retail, ti viene data la possibilità di operare con una marginazione fissa del 25%, del 50%. Quindi, ad esempio, fatti 24.100 euro di controvalore del contratto FTSE MIB, se sei a una leva 10, faccio un esempio, ti viene richiesto un importo fisso di 2.410 euro come margine, e quello è il margine, il che vuol dire che se l'indice sale ti viene accreditato, se l'indice scende ti viene scalato, ma tu devi comunque poi alla fine mantenere quel margine. Se ad esempio in un overnight l'indice dovesse fare, o anche in intraday dovesse fare meno 15, meno 18, purtroppo è accaduto troppe volte negli ultimi anni, nel senso dovrebbe essere un evento talmente raro, invece purtroppo l'abbiamo già visto verificarsi, tu perdi il margine e sei costretto a reintegrarlo. Poi adesso per fortuna non è più possibile andare troppo oltre i margini, quindi ti viene chiusa la posizione in automatico, però se ti succede in overnight ti vanno ad aggredire il capitale dal patrimonio che hai. No, vi dico, ad esempio, io non ho mai nascosto di essere stato vittima di quel meno 30 del petrolio quando i russi, gli arabi, erano in arrivo Covid, quando poi il petrolio andò sullo zero e quel taglio del 30% sul prezzo del petrolio. Avevo una strategia con
la posizione long aperta e praticamente mi sono trovato non solo ad azzerare il margine, ma mi hanno tolto tutti i soldi dalle altre posizioni che avevo in piedi e mi sono state chiuse. Ecco, questo è ciò che avviene con i CFD. Adesso poi ci saranno altre differenze, ma fermiamoci qui. Il Certo. certificato turbo no, il certificato turbo invece replica il sottostante, ma è proprio nello strike che va a cambiare. Cioè tu non hai un turbo che replica l'andamento dei 24.100 punti. Hai una serie di strike che ora Marco ci farà vedere, così entriamo anche più nel vivo degli esempi. Hai una serie di strike e in funzione di quelli si calcola il prezzo e la leva. Quindi tu avrai un prodotto a leva 3, un prodotto a leva 5, 6, 8, 8,4. Quindi tu puoi scegliere, mentre con il CFD la marginazione è quella, non è che puoi sceglierla tu. Oddio, qualche volta la puoi scegliere magari tra due o tre marginazioni. E soprattutto in un esempio di meno 10, meno 15 o eventualmente se hai degli stop più vicini, qui la peggiore delle ipotesi ti si azzera ed è una delle cose che vedremo assieme nella terza puntata del nostro ciclo, perché vi farò vedere perché io a volte su determinati trade opero con i turbo, proprio quando ho delle situazioni dove il sottostante è più soggetto a quei più 15, meno 15. Piuttosto che andare sull'azione, preferisco il turbo perché so perfettamente quale sarà la mia massima perdita. Guarda Pierpaolo, prima di andare, se mi permetti un minuto, abbiamo una domanda di Andrea che ci fa notare come è vero che il valore teorico del prodotto si calcoli tramite una semplice sottrazione, però c'è un gap, dice giustamente, quindi il prezzo che poi si vede sul mercato effettivamente è diverso da questa sottrazione. Infatti noi lo chiamiamo prezzo teorico, che è appunto il prezzo che si ottiene da questa sottrazione. Io questa slide che ho fatto vedere prima l'avevo preparata, tra l'altro, anche per non nascondere questo fattore. Infatti poi andiamo a vedere i prodotti sul sito, che secondo me è molto interessante. Però ecco qui, vediamo che il prezzo teorico, diceva, era pari a 6 euro, quindi che è pari alla differenza tra 16,72 e 10,70, quindi come dicevi giustamente tu, è una semplicissima sottrazione. Il valore di mercato però era 6,53. Perché il valore di mercato è più alto del valore teorico? Perché c'è un cosiddetto gap, quindi c'è una differenza tra il prezzo di mercato e il valore teorico, che è un margine di sicurezza che il trader del market maker, quindi in questo caso UniCredit, si prende per mantenere un margine di sicurezza nel caso in cui ci siano delle aperture overnight, soprattutto, quindi qualcosa in un momento in cui il trader non si può coprire, e che vadano a fargli correre il rischio di perdere soldi. Quindi altro non è che un margine di rischio per il trader che deve coprirsi nel momento in cui vende questi prodotti. Sono due cose da dire. Uno, che questo margine di rischio viene messo sia sul bid che sull'ask. Quindi nel momento in cui noi andiamo a comprare un prodotto, come in questo caso, andiamo a pagarlo di più del prezzo teorico, quindi andiamo a pagare qualcosa in più. Nel momento in cui lo andiamo a rivendere a un prezzo più alto del prezzo teorico. Quindi ecco che stiamo rivendendo al market maker questo margine. Quindi è qualcosa che stiamo pagando, ma che poi stiamo rivendendo indietro. Quindi ecco, tendenzialmente è qualcosa che non dovrebbe interessarci. In linea teorica, in linea pratica, c'è la possibilità che questo margine cambi, perché questo margine cambia a seconda delle condizioni di mercato. Quindi più il mercato è turbolento, burrascoso, soprattutto su certi sottostanti che possono essere molto volatili, ecco che il trader si può mettere, può aumentare oppure diminuire questo margine. Noi qui, ecco, io l'ho segnato e c'è il margine che era di 50 centesimi su un prezzo di 6,50 euro. Ecco, quindi questo è un fattore che va considerato nella scelta del prodotto in cui bisogna investire. Tendenzialmente sappiamo che più basso è questo margine, più il prodotto è vicino al prezzo cosiddetto fair, quindi al valore teorico. Quindi questo è uno dei fattori che, insieme allo spread, che è la distanza tra denaro e lettera, dobbiamo andare a considerare nel momento in cui andiamo a scegliere il prodotto su cui vogliamo investire. Ecco, questa domanda non volevo rispondere in chat perché era un po' più complicata e poteva interessare tutti. Sì, tra l'altro Marco, possiamo dire che, almeno io di solito faccio così, che tra l'altro l'ho presentato, cioè ho preparato anche un Excel, però adesso che entriamo nell'esempio, poi c'è un sondaggio che voglio lanciare. Comunque, nel momento in cui io vado a individuare quel gap, comunque sostanzialmente rimane
sempre abbastanza lo stesso nel tempo e soprattutto rimane attaccato al prezzo fin tanto che lo strumento rimane in vita. Questa è una cosa importante da dire. Cioè, si perde nel momento in cui avviene l'evento di knockout, però finché lo strumento rimane in vita, quel premio c'era. Poi, come dicevi tu, a seconda della volatilità potrebbe essere leggermente più alto o leggermente più basso. Però io, ad esempio, per fare il calcolo, la simulazione del prezzo a cui inserire un ordine, ipotizzando il valore del sottostante, tengo presente l'attuale premio e lo vado a sommare su quello che è il fair value corrispondente. Assolutamente, sì. Sì, allora è vero che rimane fisso, tendenzialmente rimane fisso. È anche vero che, soprattutto sui prodotti che non sono open-end, tende ad abbassarsi man mano che si arriva alla scadenza. Quindi, ecco, questo è un fattore che bisogna considerare nella scelta del Ecco, prodotto. dei turbo con scadenza, dove così abbiamo risposto anche ad esempio a una Dei domanda, turbo con tra l'altro scadenza, ci chiedeva qual è certo. la differenza tra turbo e turbo open-end. I primi hanno una scadenza tipicamente 3-6 mesi e i secondi non hanno scadenza. E Perfetto, sì. Marco, facciamo così perché mi interessa, visto che siamo già entrati anche un po', però Nel abbiamo dettaglio, sì. sempre l'esempio da fare, perché ci siamo un po' Sì. persi tra le domande, ma me lo immaginavo, c'è cioè veramente tantissima partecipazione. Allora, però mi interessa questa domanda. Quali sono gli aspetti a cui guardi prima di scegliere un turbo? Quindi avete davanti tutta una serie di certificati, liquidità. Quindi vi interessa capire se c'è tanta quantità del market maker, se scambia già molto, se eventualmente insomma scambia poco. Spread bid-ask, quindi la voce assolutamente importante a mio avviso del differenziale tra il denaro e la lettera, costi di finanziamento, ovvero quel premio a cui facevamo riferimento, che include anche il costo di finanziamento della Certo. leva, e se c'è comunque un ampio ventaglio di strike e leve, ad esempio, operario sul titolo Intesa piuttosto che sul titolo ENI, ho a disposizione solo leva 3 e leva 7, o piuttosto 10-15 leve diverse. E quindi strike diversi perché abbiamo detto che uno è conseguenza dell'altro. Quindi ci interessa naturalmente per chi già li sta utilizzando. Immagino in questa occasione qualcuno probabilmente o risponderà sulla base della sensazione, o magari invece in questo caso che cosa farebbe. Quindi vediamo un Qualcuno po'. chiede giustamente se può rispondere tutti e quattro. Sì, capiamo che si possa voler rispondere tutti e quattro, però magari la cosa più importante per voi, ecco. Sì, è vero, Se sono proprio tutte le cose dovete. importanti, però ci faceva piacere un po' sapere cosa si guarda primariamente, preferibilmente. Allora, aspettiamo ancora un po'. Intanto, sbaglio, non esistono turbo con stop loss o take profit, cioè praticamente che in automatico danno la possibilità di impostarli o ce l'hanno già implicito, perché lo stop loss sì. Abbiamo detto è il livello di strike raggiunto il quale la posizione si azzera. Il take profit invece no, quello va messo manualmente. Non so, Marco, se. Sì, quello andrebbe impostato manualmente sulla piattaforma di negoziazione. Allora, dai, direi che non votano più, quindi ci possiamo fermare. Condivido. Allora, Marco, a te il commento. Liquidità, spread bid-ask, ampio ventaglio di strike e leve 62. Quindi mi sembra chiaro che appunto, che la stragrande maggioranza vada a scegliere i prodotti in cui è presente la possibilità di andare appunto a scegliere il prodotto più adatto alla propria strategia. Giustissimo. Ma allora, questo lo capisco. Allora, insomma, lo capisco sicuramente perché insomma, ci sta andare a scegliere il prodotto da un ampio ventaglio. E per quanto riguarda la liquidità, che è stata scelta dal 12%, questo ecco è qualcosa di interessante. Perché? Perché la liquidità è garantita dal market maker, quindi è garantita dal fatto che il market maker, quindi UniCredit, si presenti sempre sia in acquisto che in vendita. Quindi anche se il book non vede presente compratori al di fuori del market maker, c'è sempre la possibilità di andare a liquidare o incrementare l'investimento. Lo spread bid ask il 20% è
insomma, non mi stupisce, sinceramente, perché lo spread è sicuramente la cosa che si va, che va ad impattare in maniera visiva su quello che è il nostro acquisto. Ecco, forse il costo di finanziamento 7% me lo sarei aspettato un po' più alto, perché quello è uno dei costi principali nel momento in cui si va a comprare un certificato di questo tipo. Forse, ecco, è meno visibile del costo dello spread bidask, quindi ecco che forse si spiega questo 7%. E poi l'ampio ventaglio, come dicevamo prima, insomma, è una cosa che capisco, perché è sempre bello andare a vedere una gamma in cui si può scegliere esattamente il livello di strike più adatto. Tra l'altro, io ora non sto Facciamo facendo vedere così, tutti i dai. nostri. Facciamo Sì. un Ma no, altro io esempio. stavo facendo. Sì, facciamo qualche esempio. Ma io ero andato a vedere tramite il tool, lo rifaccio vedere perché l'ho fatto un po' en passant. Ero andato a far vedere il tool che abbiamo in home page. Avevo selezionato sottostante FTSE MIB, avevo selezionato il prodotto Turbo Open End, sono quelli di cui stiamo parlando, e vediamo che abbiamo 14 Turbo Open End. Se invece volessimo andare a investire con un prodotto che è il Turbo Closed End, ne abbiamo addirittura 28. Quindi ecco, 28 più 14 prodotti turbo long per andare ad investire. Quindi ecco, possiamo dire un ampio ventaglio di scelta. Andiamo a vedere i turbo long. In questo caso, come dicevo, 28 prodotti che vanno da una leva 4,51 a una leva di 22,18. Quindi ecco, quello che dicevamo prima. Nel momento in cui noi dobbiamo andare ad investire, abbiamo livelli di leva che sono tutti diversi, no? Perché dipendono dalla distanza che c'è tra il livello del sottostante e il valore di strike. Possiamo vedere che quello meno rischioso è il primo. Io li ho messi in ordine per il livello di strike, che ha uno strike posto a 18.500 punti. Quindi, appunto, ripetiamo, l'emittente sta finanziando l'acquisto sul FTSE MIB con 18.500 punti. La leva, che abbiamo un'indicazione della leva, è pari a 4,5. Quindi vuol dire che andiamo ad investire in un prodotto che ci garantisce un'amplificazione delle performance del FTSE MIB per 4,5, e abbiamo una distanza dalla barriera che è importante, perché la distanza dalla barriera è il margine di sicurezza che noi abbiamo del 23%. Andiamo tutto giù nella pagina, quindi vediamo le leve che aumentano pian piano. Abbiamo una leva pari a 22. Ecco, questo è un prodotto molto rischioso, naturalmente. Basti solo appunto pensare, cioè senza sapere leggere né scrivere, un prodotto che mi va a moltiplicare la performance per 22, appunto, deve essere un prodotto rischioso, non può essere altrimenti. E infatti, cosa andiamo a vedere nella colonna a sinistra? Che abbiamo una distanza dalla barriera di 5,45, quindi il margine di sicurezza che noi abbiamo è solamente del 5,45. Infatti, il livello di strike è posto a 22.750 punti. Prima era 18.500, quindi abbiamo 4.250 punti in meno. E allora, che cosa vuol dire andando ad investire in questo prodotto? Che nel caso in cui l'indice FTSE 1000 dovesse andare a perdere un 5,45% dai livelli attuali, noi andremo ad azzerare il valore di questo turbo. Nel caso in cui dovesse invece crescere dai valori attuali, che sono posti a 24.062 punti, noi andremo a moltiplicare la performance dell'indice FTSE 1000 per 22 volte. Quindi molto rischioso, e appunto che corrisponde a molto rendimento. Paolo, se vuoi che ne andiamo Sì, a volevo prendere uno, chiedere una so cosa, Marco. che tu nel Allora, canale no, Telegram ne avevi scelto uno. mi puoi aprire proprio l'ultimo, quello lì, la 22? L'ultimo, eccolo qua. Allora, volevo fare con Perfetto. te, visto che bisogna farlo per forza oggi, Marco. Allora, intanto apro e chiudo una parentesi. Ci sono tantissime domande. Devo dire che, Marco, devo dire, sono anche un po' sorpreso, nel senso Sì. che, essendo il primo appuntamento della seconda edizione, pensavo che molte domande non sarebbero arrivate. Invece no, ce ne sono tantissime. Quindi, così come abbiamo fatto già nella prima edizione, faremo un PDF dedicato in questa settimana, che pubblicheremo sul nostro canale Telegram, con tutte le risposte a tutte le domande che sono state date, così che anche tutti gli altri possano leggere eventuali domande fatte e le relative risposte. È questo, quindi me l'ero tenuta da parte, se arrivavano sono arrivate, e quindi lo facciamo. Allora, facciamo questo esempio assieme, però
Tu mi aiuti, mi prendo un attimo il monitor e così poi mi rispondi, mi aiuti a rispondere a questa cosa. Allora, che cosa ho fatto? Lasciate un attimo da parte questo qui che non ci interessa, lo vado a nascondere. Ok. Dunque, direzione long, FTSE MIB, strike 22.750, abbiamo detto. La parità o multiplo, multiplo è 0,0001, parità 10.000, cioè vuol dire che con un certificato controllo un decimillesimo di punto FTSE MIB. Vabbè, questo poi sulle azioni è più facile, sull'indice è un po' più complicato. Spot, cioè il prezzo attuale dell'indice, anche se resta chiuso, ma comunque spot, 24.062. Quindi se noi facciamo 24.062 meno 22.750, abbiamo detto che abbiamo una parità 10.000, la sottrazione, vedete, ecco, qui c'è praticamente proprio la formula molto semplice, la sottrazione viene 0,1312. Ma in realtà il certificato lì stavo vedendo che si compra in questo momento a 0,11. Ora, perché c'è questo prezzo che è più basso rispetto a quella che è la sottrazione, quindi il teorico fair value dato dalla semplice sottrazione? Per rispondere dobbiamo aggiungere una cosa fondamentale. Il certificato è in questo caso un turbo con scadenza, ti riassegno il controllo del monitor, così che possiamo tornare. È un turbo con scadenza, quindi vuol dire che ha una scadenza a settembre e, do l'indizio, che cosa succede lunedì prossimo? E lo dobbiamo fare per forza oggi, perché poi ci rivediamo alle 5 e mezza e ormai sarà tardi. Quindi dobbiamo capire che cosa succede in presenza di dividendi del FTSE MIB. Assolutamente. Allora, perché il prezzo è più basso? Perché quello che noi andiamo a considerare come valore del FTSE MIB non è il prezzo, non è il valore del FTSE MIB attuale, ma è il valore del FTSE MIB che già sconta il flusso di dividendi ordinario. Ecco che quindi noi abbiamo un prezzo più basso e quindi ecco che si spiega il valore che noi vediamo sul mercato. Questo vale anche quando si va ad investire su singoli sottostanti, non so, cioè sottostanti come, non so, Turbo su Intesa San Paolo, per esempio. Perché questo? Perché se i dividendi non fossero considerati nel prezzo, quello che succede è che, è come dire, è troppo facile andare ad investire sapendo che ci sarà un calo fisiologico del titolo a seguito del pagamento dei dividendi. Ecco che quindi quello che questi certificati fanno tramite l'aggiustamento del livello di strike vanno a neutralizzare l'impatto dei dividendi. Quindi nel momento in cui i dividendi dovessero e appunto saranno pagati, quello che entro la vita del prodotto, quando parliamo di un prodotto che ha una scadenza come quello che stiamo facendo vedere adesso, quello che succede è che viene neutralizzato l'impatto dei dividendi. Quindi sia in positivo che in negativo. Quindi appunto noi non possiamo andare ad investire in un certificato turbo short, quindi un certificato che va ad amplificare positivamente le discese perché sappiamo che il titolo scenderà a causa del pagamento di un dividendo. Il prodotto prenderà valore nel caso in cui la discesa del titolo dovesse essere superiore a quella che è data dal pagamento del dividendo. Viceversa, dovesse essere inferiore, un certificato short perderà, perché naturalmente viene neutralizzato l'impatto del dividendo. Questo è molto importante. Ecco, quindi Marco, grazie a questa risposta e soprattutto alla mia domanda, abbiamo capito che investire su un certificato turbo, su un sottostante che è in procinto di staccare il dividendo, praticamente non vuol dire che sto sbagliando, cioè devo aspettare che stacca il dividendo, altrimenti subisco una perdita, perché se si tratta di un turbo con scadenza, come è il caso di questo, lo leggete qui dove c'è data di pagamento finale 23 settembre 2022, quindi vuol dire che questo certificato fino a settembre ci arriva, dopodiché viene rimborsato. E una delle domande che è stata posta è che cosa succede alla scadenza? Si va a rimborsare il differenziale tra il valore finale del sottostante e lo strike del certificato. Quindi se si tratta di un turbo con scadenza, lo pagate già meno, cioè in questo momento lo pagate 0,11 anziché 0,13 e 12 per capirci, 0,13 e 20, perché sta scontando i dividendi che sono previsti fra una settimana. Invece, se fosse un turbo open-end, che sono quelli senza scadenza,
non si può fare questo calcolo. Perché? Perché il turbo open end, essendo open end, che sconti, che dividendi sconti? Quelli dei prossimi mesi, anni. Quindi, Certo. in quel caso, lo strike non rimane fisso, perché sul turbo con scadenza, quei 22.750 che leggete in questa tabellina rimangono fissi giorno dopo giorno. Viceversa, nel turbo senza scadenza, quando ci sarà il giorno dello stacco del dividendo, ovvero lunedì 23, lo strike verrà rettificato per l'importo esatto dei dividendi netti, tra l'altro, per quello che riguarda Esatto. gli short. E così in entrambi i casi c'è neutralità. Però uno rimane lo strike fisso e costa di meno, l'altro costa di più, ma quando arriva il momento dello stack si adegua. Quindi in nessuno dei due casi si possono perdere soldi e chiaramente, mi dispiace ricordarvelo, non ci sono pasti gratis, quindi non si guadagna. Questa è una domanda che arriva Assolutamente. tutti gli anni quando faccio questo lavoro, in procinto degli stacchi di dividendi, ma non si può strutturare qualcosa? No, perché è già tutto scontato. Certo. Esatto, ecco, quindi siamo andati su questo prodotto, prendiamolo come esempio. Abbiamo detto, prendiamo il valore, eccolo qui, qui prendiamo tutti. Allora, in questo caso cos'è che abbiamo? Abbiamo oggi, passiamolo a 3 mesi, però è stato emesso da poco questo prodotto, è stato emesso ad aprile. Perfetto, ecco, questo, allora, come diceva Pierpaolo, questo è il valore del prodotto, quindi lo si compra a 11 centesimi, lo si rivende a 0,107, quindi abbiamo uno spread di 0,003. Ecco, ve lo posso anticipare, in questo caso è lo spread più basso che trovate sul mercato. Siamo noi e un altro emittente che ce l'abbiamo a 0,003 euro a livello di spread ed è il più basso che si trova sul mercato. Quindi, giusto per questioni di informativa. Il prodotto è un prodotto che scade, in questo caso è un prodotto che ha una scadenza. È un prodotto che ha una scadenza e scade a settembre 2022. La data di valutazione finale è il 16 settembre 2022. Quindi, visto che sono arrivate un po' di domande, è meglio scegliere un prodotto open-end o un prodotto closed-end? Non c'è una risposta. Non c'è una risposta perché sono due prodotti che funzionano in maniera tendenzialmente molto simile. Il prodotto open-end, come dice il nome stesso, non ha una scadenza. Quindi, se noi vogliamo investire long sull'indice FTSE MIB e pensiamo da qui al prossimo anno l'indice FTSE MIB possa salire e noi vogliamo ad investire a leva, in quel caso è meglio andare su un prodotto open end perché non sappiamo quando finirà la nostra strategia. Nel caso in cui noi invece vogliamo prendere magari vantaggio di una view di mercato, magari di breve termine che abbiamo da qui a un mese, da qui a 2 mesi, un prodotto come questo può andare bene. Perché? Perché scade a settembre 2022. L'altra differenza importante, a parte la cosa dei dividendi, che però non impatta sull'operatività, è il fatto che il livello di strike, come diceva Pierpaolo, nei turbo closed end rimane fisso, quindi vedete 22.750 punti. 22.750 punti vuol dire che nel momento in cui il prodotto è stato emesso, che è stato emesso a inizio aprile 2022, fino a quando scadrà, il valore di strike sarà pari a 22.750 punti, quindi non cambierà mai. Noi quando compriamo questo prodotto possiamo scrivercelo su un foglio e sapere che se l'indice FTSE MIB andrà a toccare 22.750 punti, ecco che il prodotto scadrà anticipatamente pagando zero. In un prodotto open end, invece, questo è un valore che cambia giornalmente, andando a modificarsi più o meno di un 3% all'anno, poi dipende dal tipo di sottostante. Però ecco, 22.750 punti oggi non sarà uguale allo strike di domani. Quindi questo è un fattore che dobbiamo considerare nel momento in cui andiamo ad investire in un turbo open end. Allora, altra cosa che possiamo vedere è nel nostro sito, quindi investimenti.trecredit.it, abbiamo tutte le informazioni principali in una pagina, abbiamo visto anche prima nella pagina con tutti i prodotti, abbiamo tutte le informazioni principali. Poi nella singola pagina, cos'è che abbiamo? Quello è forse la cosa più importante che dobbiamo andare a valutare, gli indicatori avanzati. Gli indicatori avanzati ci vanno a dire qual è il livello di leva, quindi per quanto moltiplichiamo la performance andando ad investire in questo prodotto e andiamo a moltiplicarla di 22 volte, quindi abbiamo un livello di leva particolarmente elevato, e viceversa, e qui abbiamo sempre un rapporto di due fattori che sono inversamente proporzionali, la distanza dalla barriera, in questo caso 5,45. Cos'è questo 5,45? Altro non è che quello che deve perdere l'indice FTSE MIB per passare da 24.062 punti
arrivare a 22.750. Quindi, nel caso in cui dovesse perdere il 5,45%, sì, andrà al valore di 22.750 punti, che è il valore che fa annullare lo strumento e lo fa scadere anticipatamente pagando zero. Quindi questo è un valore particolarmente importante da tenere in considerazione. Ok, Marco, intanto stavo rispondendo a tante altre domande, quindi Ci sono tantissime domande. Sì. leggete la chat perché abbiamo risposto a un po' di persone. E, allora, no, questa vorrei che rispondessimo prima di andare a vedere il terzo sondaggio. Anzi, fammi rispondere un attimo al terzo sondaggio, fammi lanciare un attimo il terzo sondaggio perché mi interessa, poi rispondiamo a quella domanda di Andrea che è molto importante sull'aumento di capitale Saibam. E poi andiamo a chiudere con il segnale e Ah, certo, sì. siamo già quasi arrivati. Allora, quali sono i dubbi, se ce ne sono, ma chi non ha dubbi, che ti hanno frenato nell'utilizzo dei turbo per la tua operatività? Allora, premetto, le cinque risposte le ho fatte io, perché altrimenti dice l'emittente se la canta e se la suona, no? Le ho preparate io, quindi cercando un po' di capire quello che può essere la difficoltà che si può incontrare nella comprensione, quindi complessità, cioè a 360 gradi non le ho capiti, sono troppo difficili, finché non capisco bene non opero. Rischiosità, perché comunque Marco a un certo punto ha detto si azzera la posizione e magari questo, il fatto che si azzeri può spaventare, no? E quindi vengono Certo. considerati rischiosi, anche se dal mio punto di vista personale io proprio quello sfrutto, il fatto che si azzerino e quindi non possano perdere oltre quello che è lo strike che abbiamo già detto. Paura dell'azzeramento del capitale investito, quindi è una derivata della rischiosità. Difficoltà a calcolare le quantità da acquistare. Questa è una cosa che ho trovato spesso, tant'è vero che i tool che metteremo a disposizione, anche quello che vi stavo facendo vedere prima in Excel, daremo tutto il materiale a chi parteciperà a questo ciclo, aiuterà. Quindi difficoltà a calcolare le quantità. Misurazione del costo opportunità, cioè vuol dire che riuscire a capire proprio quello che è magari l'opportunità di avere una leva variabile rispetto al costo, che può essere il costo di spread di task piuttosto che il costo di finanziamento. Faccio fatica a capire quanto mi costa l'operazione, faccio fatica a capire quanto la leva mi costi in termini operativi. Ecco. Allora, vediamo un po', adesso che l'ho spiegato un po' meglio, infatti vedo che Misurazione del accelerano. costo opportunità per ora. Vedo che accelerano un po' le votazioni. Benissimo, ancora qualche secondo e poi andiamo a vedere un po' che cosa avete risposto. Per chi opera ormai di dubbi ce ne sono pochi, Davide, beh, però tu sei veramente un nostro fedelissimo a 360 gradi, però sono sicuro che molti hanno ancora diversi dubbi. Allora andiamo a chiudere, dai, così che abbiamo tempo di vedere anche l'ultima analisi. Allora, condivido il risultato, così possiamo vedere un po' tutti. Allora, complessità 11%, c'è chi chiaramente ancora ha bisogno di tempo perché li trova comunque di solito un po' più complessi. Rischiosità e paura dell'azzeramento del capitale investito, io le metterei, tra virgolette, un po' assieme, Sì, un perché, ma più che 33%. altro perché, Marco, l'azzeramento del capitale investito tipicamente si sposa proprio con l'utilizzo della leva, no? Perché Sì, tipicamente certo. uno si azzera quando utilizza la leva, altrimenti per azzerare il capitale devi proprio prendere il cigno nero. Certo. È bella quel 38% di misurazione del costo opportunità, su quello possiamo spenderci poi due parole in più anche le prossime volte, perché riuscire a capire effettivamente quanto costa, anche se abbiamo già iniziato a dire oggi, però quanto costa effettivamente poter beneficiare di questo meccanismo della leva. E poi c'è anche quel 17% di difficoltà a calcolare le quantità, pure questa mi piace molto come risposta. Va bene, non so se vuoi commentare qualcosa. Ma guarda, allora, le quantità da acquistare anch'io è un qualcosa che avevo sentito, insomma, faccio anche un piccolo addendum. Noi al numero verde rispondiamo a questi dubbi, quanti prodotti acquistare se voglio proteggere una certa posizione, quindi ne approfitto, siamo io e i miei colleghi, che ormai molti di voi conoscono, che rispondiamo al numero verde 800 01 1122, quindi qualsiasi dubbio potete contattarci e possiamo rispondere a domande anche legate al calcolo di quanti prodotti sono da acquistare, il valore teorico, il valore di mercato, eccetera.
E quindi no, appunto riconosco che è una difficoltà che può esserci, anche sul fatto che sono prodotti complessi, cioè certo, poi insomma magari Pierpaolo tu li usi da 10 anni, io ne parlo da quasi altrettanti, quindi però meno. 2002, 20 anni, 20 Ah, anni. 20 anni, ok, scusa. Però insomma, stiamo sempre parlando di prodotti complessi, prodotti a leva, prodotti che possono azzerare il capitale, quindi assolutamente comprensibile. Il costo opportunità, ecco, secondo me, per rispondere a quest'ultimo punto, è importante capire quando è che vanno utilizzati i turbo open-end. Secondo me i turbo open-end e anche closed-end vanno utilizzati in un momento particolare, posto che non esiste il prodotto perfetto. Esiste il prodotto perfetto per una certa situazione di mercato, per una certa view di mercato. Secondo me il prodotto di tipo turbo, quindi a leva variabile, è il prodotto per la situazione di mercato in cui noi abbiamo una certa view di investimento, perché abbiamo fatto un'analisi di tipo tecnica piuttosto che di analisi fondamentale, piuttosto che pensiamo che un determinato titolo sia sceso troppo e quindi dovrà risalire, eccetera. Quindi abbiamo una certa view, non sappiamo quando questa view si concretizzerà, quindi non sono strumenti per trading da un minuto all'altro, prodotti per fare scalping, assolutamente no. Sono prodotti per chi ha una view che vuole portare avanti e non sa quando questa view si concretizzerà, se sarà oggi, se sarà domani o se sarà nel giro di un mese. Ecco che quindi sono prodotti che si adattano benissimo a questa situazione di mercato, quindi ad una situazione di mercato in cui abbiamo una view che pensiamo si concretizzerà nelle prossime settimane e vogliamo andare ad investire a leva. E il costo opportunità naturalmente si può andare a misurare attraverso il massimale di investimento che siamo disposti a perdere, perché naturalmente parliamo sempre di prodotti a leva, quindi parliamo sempre di un prodotto rischioso al quale è consigliabile dedicare una parte di investimento del nostro portafoglio che siamo pronti naturalmente a perdere, e sappiamo che non possiamo, uno, perdere più di quello, due, che andrà a darci un certo tipo di rendimento che possiamo già calcolare prima. Quindi se noi pensiamo, intesa, è sceso troppo, quindi appunto io penso che da qui a fine anno tornerà ai livelli di un anno fa, quindi prenderà un 30%, e penso che non possa perdere più di un altro 30%. Come faccio? Vi faccio vedere semplicemente, andiamo a dire ok, andiamo a vedere che turbo open-end call ci sono sul titolo intesa. Quindi cosa ho fatto? Nella nostra ricerca ho messo turbo open-end call, ho messo sottostante intesa. Vado a vedere il valore di strike, eccolo qui. Qui abbiamo vari prodotti che vanno da una leva 2 a una leva 13. Abbiamo detto che io non penso che possa perdere più di un 30%. Ok, vado a prendere un prodotto di questo tipo, me lo seleziono. Abbiamo una leva posta al 36% di distanza, quindi abbiamo uno strike posto a 1,24 euro. In questo momento intesa quota più o meno 1,96 euro. Ecco, se io penso che da qui a fine anno intesa non possa perdere un altro 36%, quindi non possa arrivare a 1,24 euro, e tornerà ai valori che aveva visto in precedenza, ecco che un prodotto di questo tipo è come andare ad investire su intesa con l'aggiunta di una leva posta a un livello di 2,7, quindi più che raddoppia l'investimento che andrei a fare su Intesa San Paolo. Se poi invece io penso di essere ancora più bullish sul titolo, quindi penso no, guarda, secondo me Intesa non può perdere oltre il 20% perché è già scesa molto, ecco, allora posso andare a scegliere il prodotto che ha un livello di strike a 1,50. 1,50 vuol dire che ho un buffer di sicurezza del 23%, in questo caso del 23%, e vado a moltiplicare la performance per 4. Ecco che quindi il costo opportunità si può calcolare in questa maniera, andando semplicemente a non partire dal prodotto, quindi scelgo questo prodotto perché mi piace, ma partendo dalla view che abbiamo. Quindi quello che noi dobbiamo andare a vedere qui, in questa, vedete, qui io li ho messi in ordine per strike, abbiamo una distanza dalla barriera che va dal 42% al 5%, 5,7%. Quindi dobbiamo andare a scegliere il prodotto andando a pensare qual è il margine di sicurezza che io do a questo determinato sottostante. Rispondendo a questa domanda, si può andare a scegliere il prodotto.
Benissimo Marco, allora, dato che siamo lunghi, io per far sì che chi deve scappare possa rispondere a questo importantissimo ultimo sondaggio, lo lancio subito e poi dedichiamo ancora 5 minuti al segnale che è stato lanciato oggi, perché entriamo un po' nel vivo, no? Poi risponderemo ancora a tante altre domande, lo faremo anche sul PDF, come già detto che abbiamo risposto a tante domande per iscritto. Allora, permettetemi di lanciare questo sondaggio che per noi è molto importante. Perché? Perché l'ultimo appuntamento, quello di lunedì 30 maggio, sarà, come già detto, dedicato all'analisi tecnica e ai segnali operativi sui sottostanti. Allora, noi, oltre che lanciarli sui titoli che eventualmente in quel momento dovessero essere più caldi, vorremmo anche sapere da voi qual è il sottostante che vorreste che venisse analizzato e sul quale poter lanciare il segnale. Tra l'altro, chi parteciperà, come già detto, a tutto il ciclo rispondendo, verrà poi seguito anche successivamente al webinar del lunedì 30 maggio con un apposito servizio che quindi sarà dedicato solo agli utenti che avranno partecipato a questa iniziativa e verranno poi contattati per andare a vedere, insomma, eventuali chiusure delle posizioni. Allora, dunque, quindi Enel, Intesa San Paolo, Eni, FTSE MIB o Nasdaq? Naturalmente qui non potevamo metterne una trentina, ci siamo fermati a 5, quindi poi se ci saranno eventualmente dei titoli o degli indici che volete che vengano analizzati, magari ce lo scrivete in chat. Qui potete rispondere anche due risposte, quindi risposta multipla. In questo caso potete selezionare anche due voci. Così vediamo un po' anche su quale sottostante si inizierà a lavorare da qui a 2 settimane. Allora, intanto vedo che stai rispondendo ai due Luca che stanno Sì, sto scrivendo. rispondendo a Luca che chiede, intanto mentre aspettiamo la risposta, che ci sono dei prodotti a leva che proteggono il capitale, che però non mi sembra il caso. Dice, intendevo un normale certificate, ho trovato competitor che fanno certificati a leva solo sui rialzi. Ma allora, Sono gli no, outperformance quelli. sono gli Sono okay, che sono prodotti di investimento, forse? O ok, sono prodotti di investimento. Ok. prodotti investimento che tipicamente non hanno la protezione, possono averla e hanno una partecipazione in leva solamente al rialzo, però Ok, sono una certo. cosa ben diversa perché innanzitutto si moltiplica la performance solo verso la scadenza, tipicamente durano un anno a 3-5 anni e il capitale che viene investito non è marginato, cioè non c'è leva finanziaria. Quindi se tu investi 1.000 euro, replichi 1.000 euro, viceversa con un turbo con 1.000 euro magari ne replichi 10.000. Quindi le differenze sono quelle Sì, per lui. ok, certo. Sì, sono Allora, prodotti di andiamo a tipologia chiudere. diversa. Ma abbiamo Esatto. un chiaro vincitore comunque, mi sembra. Esatto. Allora, direi che certamente l'interesse maggiore mi sembra nei confronti del Nasdaq, quindi 70% per il Nasdaq, 37% per FTSE MIB, ma comunque insomma un terzo abbondante FTSE MIB nell'Intesa San Paolo, un po' meno interessante in questo momento ENI. Comunque riproporremo poi la domanda anche lunedì prossimo, naturalmente su altri indici, su altri sottostanti, così che poi riusciremo al termine del prossimo webinar ad avere un'idea dei sottostanti da analizzare assieme e quindi anche dei segnali da lanciare. Quindi vado a chiudere. Allora Marco, facciamo così, naturalmente chi deve lasciarci, consentiamo di salutarci e diamo appuntamento a lunedì 23 maggio. Fermo restando, ci sarà la registrazione da domani, quindi chi eventualmente perdesse l'ultima parte la potrà vedere. Però, per chi invece ha ancora 3 o 4 minuti, volevo farvi vedere solamente quello che è un segnale che abbiamo lanciato oggi, in questo caso esula dal programma del miniciclo, nel senso che è stato lanciato un po' a tutti attraverso il canale Telegram, però era un po' un'introduzione a questa bella iniziativa. E si tratta del FTSE MIB, quindi in questo caso abbiamo già una prima idea. E, da un punto di vista grafico, molto brevemente, allora, parto con il dire subito che siamo come ufficio studi e come analisti di certificati derivati e del CEDLAB, siamo comunque positivi sul FTSE MIB nel breve medio periodo.
E questo è testimoniato da una serie di fattori, innanzitutto una ottima overperformance relativa rispetto ad altri indici, sia americani, soprattutto americani, ma non solo, anche a livello continentale. L'indice FTSE MIB ha una forza relativa importante nell'ultimo periodo, perché da un punto di vista grafico, comunque ha messo a segno un buon rimbalzo dai minimi della settimana scorsa. Tra l'altro, quel minimo, che è praticamente questi 22.830 punti, hanno praticamente avvicinato, ma non ma toccato, neanche rotto, il 61,8% di ritracciamento dell'intero movimento, che avrebbe un po' vanificato quello che era il trend rialzista partito dai minimi del 7 di marzo. L'unica cosa ancora da risolvere è praticamente il break di questa trend line di breve, che è partita proprio dai massimi di marzo, che transita più o meno nell'area attuale dei 24.100 punti. Quindi al momento direi che la candela odierna, vedete che questa candelina qui è una candela un po' No, di... Pierpaolo, no, ci stanno facendo notare che non vediamo il tuo schermo, in effetti non lo vediamo. Ah, beh, scusami, certo, perché forse non ho Sono ancora sulla condiviso. domanda, sul sondaggio. Ah, scusate. Ok, grazie. Adesso si vede? Adesso sì. Perfetto. Allora, quindi tornando a quanto dicevamo, quindi come potete vedere qui la candela di marzo, cioè la candela minima di maggio a 22.832, non è stato né toccato né rotto il 61,8, quindi vuol dire trend per ora ancora solido, overperformance relativa, da risolvere il problema adesso del break di questa trend line discendente che abbiamo sottolineato in colore giallo, che se venisse rotta consentirebbe all'indice di accelerare, e quindi qui transita sia la trend line discendente che una media mobile a 50 giorni. Non è significativa sul medio periodo, però lo è certamente per il breve, perché sta accompagnando, lo vedete, tutto quest'ultimo movimento. Tra l'altro c'era anche una domanda di Franz, se non ricordo male, sulle medie esponenziali, ma naturalmente poi la vedremo più avanti. Quindi direi che per quanto riguarda il FTSE MIB c'è di base un'idea long che si potrebbe cavalcare, e la andremo a cavalcare proprio con un turbo, individuando dei segnali ben chiari, dei livelli ben chiari. Allora, prima di tutto, long, se meglio ancora al superamento della trend line, ma comunque potrebbe andare bene anche in quest'area qui, anche se la candela di oggi è una candela un po' di indecisione, perché ha fatto un minimo e un massimo un po' più ampi e una chiusura leggermente superiore all'apertura. Quindi long, se meglio ancora al break, altrimenti già da queste parti si potrebbe provare. Stop sotto i minimi del 9 maggio, quindi sotto i 22.800. Target, primo target a 25.500, quindi il recupero del massimo del 29 marzo, in estensione 27.300 punti. Quindi questi sono i livelli che sono stati comunicati anche attraverso la scheda. Il segnale che abbiamo lanciato sarà il segnale che verrà lanciato anche nell'ultimo webinar, o meglio, quel format lì, quindi con livello di stop, livello di target, perché e quali strumenti abbiamo scelto. Allora, andiamo a vedere nell'offerta, quindi mi faccio aiutare innanzitutto, posso arrivarci in diversi modi. Io adesso faccio qui FTSE MIB, di solito utilizzo il tasto che è qui in alto a destra per la ricerca. Ci sono tutti i prodotti, incluso quelli di investimento. Vado a prendermi un turbo open end call. Posso scegliere anche il turbo long closed, cioè quello con scadenza, ma adesso stiamo studiando e lavorando su quelli senza scadenza. Andiamo qui. Abbiamo a disposizione diverse leve, come vedete: leva 5,66, 10,44, 13 e così via. Quindi leve dalla più alta alla più bassa. Ora vi dico solamente il perché abbiamo scelto la leva, questa qui, 10,44. Perché il livello di knockout implicito, cioè quello che praticamente azzererà la posizione, è in corrispondenza dei 21.959 punti indice, lo leggete qui, quindi 21.959. Tra l'altro, aprendo la scheda, otteniamo anche la conferma. Ma in realtà, come detto, se torniamo un attimo sul grafico, noi sotto i 22.800 dovremmo chiudere la posizione già da soli. E questo vuol dire che quindi non per forza dobbiamo andarci a difendere con un livello di knockout che scatterà in automatico. Cercheremo di chiudere la posizione prima
che si arrivi a 21.959, così da non perdere neanche quel premio che è implicito attualmente nella quotazione. Quindi questo ci consente di avere una leva alta, perché in questo momento è una leva di circa 10, leva 10,44. Quindi vuol dire che per replicare, ad esempio, un contratto future sul FTSE MIB saranno sufficienti 2.000 euro. Esponendoci per circa 24.000, investiremo di tasca nostra poco più di 2.000 euro. Quella sarà anche la massima perdita possibile. Massima perdita arrivando a livello di knockout sarà chiaramente pari a 10.000 certificati da acquistare per replicare un FTSE MIB per 0,23,2, sono 2.320 euro. Ma se noi chiudiamo prima, cioè in corrispondenza dei 22.900, ovviamente la perdita sarà più bassa, intorno ai 1.300 euro. Target a 25,5 il primo, 27,3 il secondo, e questo chiaramente ci consentirà di avere un profitto decisamente più alto rispetto a quello che sarebbe lo stop. Questo è il codice ISIN. Dopodiché, se vi collegate, se non lo avete ancora fatto, sul nostro canale Telegram di certificati e derivati, trovate la strategia spiegata in maniera un po' più chiara. Adesso, per motivi di tempo, naturalmente ci fermiamo qui, Ah, dal certo. momento che abbiamo sforato già di una ventina di minuti. Va bene, Marco, allora direi che come dicevo, ci possiamo fermare. Naturalmente, materiale, cioè le slide che sono state mostrate. Potrete naturalmente fare richiesta direttamente a magari a UniCredit, potete contattare qui al numero verde o eventualmente mandare una mail e potrete richiedere le slide. Oggi io slide non ne ho presentate. Dal prossimo webinar vedrete anche dei tool presentati da noi, da certificati e derivati, che poi vi andrò a inviare a fronte della vostra partecipazione. Dunque, Esatto. Allora, Pierpaolo, grazie mille a te, grazie mille a tutti voi che siete rimasti numerosissimi fino alle 7 meno 10, siamo, come sempre abbiamo sforato. Io vi invito a, allora, innanzitutto contattarci nel caso in cui abbiate dubbi, perché viste comunque le numerose domande, abbiamo visto che c'è interesse, quindi appunto abbiamo la possibilità, io con i miei colleghi Silvia e Riccardo, probabilmente alcuni di voi già li conoscono, anzi, ci conoscete, di contattarci al numero verde che appunto trovate appunto sul sito investimenti.unicredit.it 800 01 11 22, quindi per qualsiasi dubbio, e vi invito a utilizzare il sito per trovare magari i turbo che possono interessarvi, giusto per capire come funzionano, vedere degli esempi reali, è appunto qualcosa che può essere utile. E niente, Pierpaolo, ti ringrazio, diamo appuntamento a tutti per lunedì prossimo per entrare un po' nel vivo, quindi proprio andare a vedere come possono essere utilizzati i prodotti, qualche strategia operativa e qualche esempio concreto. Quindi niente, io vi ringrazio moltissimo, anche a te Pierpaolo, grazie mille per la tua disponibilità e buona serata a tutti, quindi. grazie a te Marco e naturalmente buonasera a tutti anche da parte mia. Come già detto, ricordatevi poi di venire sul canale Telegram per trovare il PDF con tutte le risposte alle tante domande. E vi ricordiamo noi del webinar Sì Salvatore, se ti sei iscritto a tutto il ciclo riceverai delle email di reminder dell'appuntamento un giorno prima, un'ora prima, insomma non ti preoccupare che ti avviserà direttamente il sistema. E, bene, grazie a tutti, buona serata. Ciao Marco. Grazie, buona serata a tutti.